piacere di avere con me Carlo Limone, scrittore e giornalista musicale, amico di sempre di Disco Days, e Disco Days, quando ho avuto l'occasione di avere la possibilità di avere questi argomenti di condivisione e promozione culturale, ha sposato l'iniziativa di Promuoviamo Arte, a cura di Variante, e quindi ho deciso di approfondire alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia. Si pensa, diciamo, sempre al musicista che ha lasciato un segno nella musica e che ancora oggi ha un'influenza così importante che io credo che tra 100 anni questo tipo di influenza e di importanza non sia ancora svenuta. Quindi l'immortalità, l'arte rende l'uomo immortale. E Jimi Hendrix probabilmente è uno dei casi più emblematici. Allora, buon pomeriggio innanzitutto, un piacere stare qua a parlare di musica. Allora, Hendrix immortale, stiamo parlando di Hendrix, semplicemente il più grande chitarrista della storia del rock, appunto. Il Maradona, Jaco Pastorius della chitarra, è il Caravaggio degli Aroscuri. Spesso ci sono anche delle classifiche soggettive nell'ambito del rock, a me piacciono Genesis e Led Zeppelin e gli altri, però ci sono due situazioni dalle quali non si può prescindere, che sono i Beatles e Jimi Hendrix, appunto. Ora fa compagna in quel momento, una delle tante compagne di Keith Richards, che era compagno dal tavolo, un signore che si chiama Charles Chandler. Charles Chandler era il bassista degli Animals, il gruppo di Eric Burdon, quelli che si arrivano in Baltimore, House of Rising Sun, che era questo classico di New Orleans blues che loro rifecero in chiave blues. E gli Animals sono stati coloro i quali insieme ai Rolling Stones hanno suonato blues nell'Inghilterra degli anni 60. Rimasero talmente folgorati da questo che allora Charles Chandler li chiamò il selvaggio del Borneo, per come era vestito, per come si muoveva, che disse: io devo portare a Londra assolutamente. In 3-4 giorni provarono a fare tutto in quel 66, anche perché Hendrix non aveva neanche il passaporto. Cioè, Chandler, attraverso l'amicizia, in 3-4 giorni riesce a portarlo a Londra. Hendrix non c'ha neanche le chitarre a Londra. Quando arriva a Londra, io ho intervistato Bimmy King, che mi disse che una delle sue prime chitarre che Hendrix aveva a Londra gliel'aveva prestata proprio lui, che poi gliela regalò. Cioè, Chandler lo vuole mostrare ai grandi chitarristi, quindi è una sera in un locale, chiama Harry Clapton e Peter Townsend degli U. Stiamo parlando del Gotha, i più grandi chitarristi della British Invasion di allora. Gli dice: venite a sentire questo ragazzo. Hendrix sul palco li distrugge, perché è un modo di suonare totalmente diverso, mai sentito prima, cosmico, psichedelico come non era mai stato. Che due, sia Townsend che Harry Clapton, restano sui bottini. C'era anche Jeff Beck che dirà: io quella sera volevo appendere la chitarra al muro, non volevo più suonare. Stiamo parlando di Jeff Beck. Quindi si presenta a Londra Hendrix e si presenta in maniera deflagrante. Charles Chandler prende un classico che Hendrix già conosceva perché faceva come cover, che era un vecchio brano di Tim Rose che si chiama Angel, e subito esce come singolo. Lo registrano il 26 ottobre 1966 a The Lane Studios di Londra e vanno sul mercato con questo disco. Hendrix man mano si fa un nome esagerato. Vuoi rompere la chitarra? Lui su White Tiger prende la sua Fender Stratocaster del camerino, la sua Fender bianca, non gli piaceva, prende i pennarelli e comincia a disegnare la Fender floreale. Quindi i disegni che poi si vedranno, l'ha fatto proprio di pezzo da prima del camerino. Va sul palco, si inginocchia a un certo punto su White Tiger e inizia a pregare sul dio chitarra, questa sorta di rito pagano, incendia la chitarra e inizia ad avere un rapporto sessuale con la chitarra. Dice: ok, io non mi batteranno mai più. La chitarra distrutta quella sera sarà raccolta dai eroi di Frank Zappa, che daranno a Frank Zappa, che utilizzerà, restaurata per alcuni suoi dischi, poi è stata messa all'asta, è stata venduta nel 2017. Ah, quindi è stata questa sensazione della chitarra? Sì, sì, sì. Allora, la chitarra fu raccolta dai eroi di Frank Zappa, la chitarra di Frank Zappa, Frank Zappa l'ha utilizzata per alcuni dischi. Poi, molto Frank Zappa, questa chitarra era scomparsa, l'ha ritrovata Luigi Zappa a metà degli anni 90, suo figlio, dello scambiato del padre, si è ritenuto per un po' e poi si è ritenuto nel 2017. E quindi, la cifra è, mi sembra 1.700.000 sterline, una cosa del genere. Però, e quindi a questo punto ci abbiamo il debutto in terra britannica di questo signore che arriva e con una meteora del fare a tutto. Questo è il Montale Confesso, la Lightning Gigants, che incende la chitarra schiacciando il video. Sì, una sola cosa però, i video sono importanti ma non sono proprio, diciamo, essenziali nella nostra, se vogliamo aprire per, sì, per me un po' più freschi, giuro, così facciamo passare un po' più di aria.
Panther, come sapete, nel momento per la liberazione dei critici americani, quello però un po' più duro e cruento, che faceva capo a Malcolm X, rispetto alla parte un po' più pacifista che era quella di Martin Luther King. Allora dice Jimmy, dice no, io sono un Black Panther, voglio dei fratelli miei che sono loro. In quel momento.